Bene, buon pomeriggio e benvenute e benvenuti tutti al webinar della consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, un webinar che ha per titolo Le donne leggono Papa Francesco ed in particolare leggono l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium oggi pomeriggio. Io sono Consuelo Corradi, sono presidente della consulta. E l'incontro di oggi pomeriggio nasce proprio da questo organismo, dallo spirito, dall'azione, dalla voglia di esserci, dalla voglia di essere presenti e di dire la propria sul mondo che sta appunto come un crogiolo dentro la consulta. La consulta, per chi di voi non la conosce, è un organismo che esiste da 4 anni ed oggi è fatta da 20 donne che sono attive in molti ambiti della nostra società. Sono donne imprenditrici, giornaliste, accademiche, medici, presidenti di associazioni, membri di associazioni religiose o sociali. E però sono anche, proprio in quanto donne, io direi, figlie, spose, madri, sorelle. E questa è una particolarità che secondo me contraddistingue le donne rispetto agli uomini, cioè le donne portano nella grande attività e nel grande impegno professionale, anche sempre la vita quotidiana, quel patrimonio di ricchezza e di piccole cose che è fatto dallo svolgere ruoli del tutto personali. Credo che questa sia una ricchezza che noi abbiamo e che portiamo proprio per illuminare le grandi cose delle quali ci occupiamo anche. La consulta è l'unica di questo genere nei dicasteri della Santa Sede e la nostra consulta in particolare fornisce un contributo attivo e critico di pensiero alle attività del Pontificio Consiglio della Cultura. Come vi dicevo, questo webinar vuole essere il primo di una serie di iniziative di lettura dei testi del Santo Padre. Le donne leggono Papa Francesco. Le donne leggono nell'idea che c'è uno sguardo femminile sulla realtà e che questi testi lo debbono portare alla luce e solo attraverso lo sguardo, la voce delle donne. Vi è un gruppo della consulta in particolare che ha curato l'organizzazione di questo incontro, coordinato dalla professoressa Shahrazad Urman e composto da Sally Axworthy, Diana Bianchedi, Franca Giansoldati, Beatrice Venezia e Maria Lia Zervino. Io ringrazio davvero tutte loro perché in un momento come questo, immaginerete, abbiamo dovuto superare alcuni ostacoli. Questo 2020 è un anno eccezionale e li abbiamo superati in maniera favorevole. Siamo qui oggi pomeriggio con voi. Ma prima di addentrarci nel vivo del webinar e quindi nel merito dell'esortazione apostolica, ho il piacere di dare la parola a Sua Eminenza il Cardinale Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha tra i suoi grandi meriti anche quello di avere voluto e creato questa consulta. Grazie. Io vorrei soltanto associarmi alle parole che sono state dette dalla Presidente Consuelo Corradi, soprattutto anche ringraziarla per questa bella introduzione, questa sorta di cornice che ha voluto fare e che permette ora a noi di entrare nell'interno di questo itinerario a più voci. Purtroppo questa volta lo facciamo in questa forma. In questa forma che è pur sempre significativa per la comunicazione, però è certamente molto più fredda rispetto a tutti i nostri incontri precedenti. Spontaneamente in questo momento mi viene in mente una frase dell'Apostolo Paolo nell'interno del capitolo tredicesimo della prima lettera ai Corinzi. E mi viene proprio in mente guardando il fatto che ci stiamo stiamo interloquendo attraverso uno schermo. Quando egli descrive l'esperienza storica nostra, attuale, e l'esperienza escatologica, quella terminale, lui usa, è molto significativo, è greco in questo caso,
usa proprio due diverse rappresentazioni. Dice: noi ora sulla terra comunichiamo con Dio attraverso uno specchio e dice un'immagine. In realtà in greco c'è un enigma, tant'è vero che la Vulgata ha tradotto in speculum et enigma. E dall'altra parte dice poi alla fine, quando avremo chiuso questo itinerario terrestre, avremo chiuso questo orizzonte, vedremo faccia a faccia, prosopon, prosopon, quindi con un contatto molto più immediato e diretto. Io confesso che sono stato costretto in questo mese a fare almeno 6 o 7 webinar di Varagia, mi trovo molto a disagio, devo dire, perché la mia abitudine era quella proprio di vedere le reazioni dei volti, che vedo anche adesso, ma sono diverse, le pelli, gli occhi, gli sguardi, gli ammiccamenti sono diversi. Non per nulla nella Bibbia si dice proprio all'apertura, le prime pagine della Bibbia, il capitolo secondo, si dice: l'uomo a un certo momento, maschio in questo caso, in questo momento è sulla superficie del paradiso terrestre, ha con sé Dio, ha con sé gli animali, una vegetazione lussureggiante, eppure, giunto alla sera di questa sua avventura, teologica, se volete, religiosa, scientifica o umana, si sente alla fine triste, perché non c'era qui la traduzione non rende l'originale, un aiuto che gli corrisponda, dice la CEI attualmente, un aiuto che gli sia simile. Dice. In realtà in ebraico c'è un aiuto kenegdo, che vuol dire come se fosse di fronte, direttamente di fronte. Gli occhi negli occhi, proprio il contatto immediato per cui si possono trasmettere, può trasmettere alla sua donna il dolore, la gioia, le attese, le speranze, le disperazioni. Ecco, in questa luce io spero, ed è questo il mio auspicio, che in futuro si possa ancora ritornare, sperando sempre. Ieri abbiamo fatto in presenza un incontro con la Consulta giovanile, con i ragazzi, con tutte le opportune prevenzioni del caso, però l'abbiamo fatto. Io spero che forse in questo mese, se non cambierà naturalmente la situazione, che sembra sempre più faticosa attuale, di poterlo fare anche almeno parzialmente, prosopon, prosopon, kenegdo, gli occhi negli occhi, davanti, come di fronte. Io a questo punto l'unico mio compito col quale vorrei appunto concludere, lasciando la parola ormai a un'altra persona, cioè al Papa, che questa mattina ha mandato a me questa busta che contiene il suo messaggio, il messaggio per questo incontro, che quindi farà particolarmente felice, anche io penso, Shahrazad Usman, che ha tanto desiderato che fosse anche il Papa a intervenire, e l'ha fatto attraverso un testo solenne, anche tra l'altro potete vedere con tutto l'apparato tipico Vaticano, i colori, l'oro, tipico lo stemma suo. E questo noi poi faremo in modo di poterlo inviare anche a voi per email o attraverso la scannerizzazione, in modo che l'abbiate in maniera anche da poter riprendere. Io adesso lo leggo e concludo, poi lascerò ancora alla professoressa Corradi, la presidente, di continuare lei a tenere la trama di questa serata, ringraziandovi ancora e dicendovi anche tutto il mio affetto, ringrazio, essendo stato questo uno dei miei grandi desideri, quello di poter avere una presenza femminile significativa all'interno di un dicastero che sostanzialmente è maschile, anche se questa volta devo dire che proprio per la consulta avrò una presenza femminile che vi accompagnerà, cioè Caterina Sansone, che ancora non conoscete, ma avete occasione anche di vedere. Ecco allora il messaggio del Santo Padre, la consulta femminile del Pontificio Consiglio della Cultura, che è indirizzato a me. Care amiche,
Sono lieto di rivolgere un cordiale saluto a voi che formate la consulta per femminile del Pontificio Consiglio della Cultura in occasione del seminario Le donne leggono Papa Francesco, lettura, riflessione e musica, composto da una serie di incontri che inizia questa volta con il tema Evangelii Gaudium. Il vostro convegno odierno permette anche di mettere in luce la bella novità che voi rappresentate all'interno della Curia Romana. Per la prima volta un dicastero coinvolge un gruppo di donne, rendendole protagoniste dei progetti e delle linee culturali che va sviluppando e non solo per occuparsi di questioni femminili. La vostra consulta è composta da donne impegnate in diversi settori della vita sociale e portatrici di visioni culturali e religiose del mondo che, seppur diverse, convergono verso l'obiettivo di lavorare insieme con reciproco rispetto. Per il vostro itinerario di letture avete scelto tre dei miei scritti: l'esortazione Evangelii Gaudium e successivamente l'enciclica Laudato Si e il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, scritti dedicati rispettivamente ai temi dell'evangelizzazione, del creato e della fratellanza. Sono scelte significative nelle quali si riflette lo spirito della consulta, una ricca diversità che sa lavorare cercando nel dialogo i punti di accordo e di affiatamento. È anche da rilevare il fatto che il convegno sia posto all'insegna di una grande donna proclamata dottore della Chiesa nel 2012, Santa Hildegarda di Bingen. Anche lei, come San Francesco d'Assisi, ha composto un inno armonioso in cui canta e loda il Signore del e nel creato. Hildegarda unifica la conoscenza scientifica e la spiritualità e da 1000 anni, da vera maestra, legge, commenta, crea e insegna alle donne e agli uomini. Ella ha rotto gli schemi del suo tempo che impedivano alle donne di studiare e di entrare in biblioteca. E come badessa lo chiede anche per le sue consorelle. Impara il canto e compone musica, che per lei era un'onda capace di condurla in alto fino a Dio. La musica per lei non era solo arte o scienza, era anche liturgia. Ora voi, con questo incontro, volete creare dialogo tra intelletto e spiritualità, tra unità e diversità, tra musica e liturgia, con una meta fondamentale, cioè l'amicizia e la fiducia universale. E lo fate con voce femminile, che vuole aiutare a risanare in un mondo malato. Il vostro percorso di lettura potrà offrire una visione peculiare sul tema del confronto sociale e culturale come contributo alla pace, perché le donne hanno il dono di apportare una sapienza che sa ricucire le ferite, perdonare, reinventare e rinnovare. Nella storia della salvezza è una donna ad accogliere il verbo e sono pure le donne a custodire nella notte oscura la fiammella della fede, ad attendere e ad annunciare la risurrezione. La realizzazione gioiosa e profonda della donna si incentra in questi due atti, accoglienza e annuncio. Le donne sono protagoniste di una Chiesa in uscita,
attraverso l'ascolto e la premura che manifestano verso i bisogni degli altri e con la spiccata capacità di sostenere dinamiche di giustizia in un clima di calore domestico nei diversi ambienti sociali in cui esse si trovano ad operare. Ascolto, meditazione, azione amorevole sono questi gli elementi costitutivi di una gioia che si rinnova e si comunica agli altri attraverso lo sguardo femminile, nella cura del creato, nella gestazione di un mondo più giusto, nella creazione di un dialogo che rispetti e valorizzi le differenze. Vi auguro di essere portatrici di pace e di rinnovamento, di essere una presenza che con umiltà e coraggio sa comprendere e accogliere la novità e generare la speranza di un mondo fondato sulla fraternità. Vi accompagno nel mio ricordo orante a Dio e vi chiedo per favore di farlo anche per me. Grazie. Roma, San Giovanni Laterano, 1 ottobre 2020, memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, Francesco. Grazie. Grazie Eminenza, grazie per il suo messaggio che come sempre diciamo tocca i temi più forti che hanno motivato la nascita della consulta e che posso dire siamo emozionante il messaggio del Santo Padre, emozionante davvero perché dei tanti spunti penso ne raccolgo uno, e cioè il tema della sapienza delle donne, no? È una sapienza fatta appunto di qualcosa che non è maschile, non è solo razionalità, non è solo studio accanito e utilissimo del resto, ma è appunto scienza e spiritualità, unità nella diversità. E ci sarà modo sicuramente per le relatrici di raccogliere tanti di questi spunti negli interventi che hanno preparato e adesso ho il piacere di dare la parola alla dottoressa Francesca Di Giovanni, la ringrazio di aver trovato tempo tra i tanti impegni di portare un saluto a noi, ecco, e volentieri le lascio la parola. Grazie Consuelo, Eminenza, Reverendissima Eccellenza, care sorelle, amiche posso dire, veramente è un onore per me essere con voi oggi e condividere questo momento di introduzione. Veramente grazie Eminenza per questo dono che ci ha fatto. E proprio sarà di nuova ispirazione, non solo per la consulta, ma anche per tutte le donne che lavorano anche nella curia e altre immagini. Ecco, e anche in particolare un saluto ai membri della consulta che rappresentano culture diverse e molto ricche, che arricchiscono anche questa consulta. E vi ringrazio quindi per avermi invitato a riflettere sulle parole di Papa Francesco, del quale, come vediamo, abbiamo continuamente spunti, stimoli, nuove sfide, e l'abbiamo visto anche nella recente enciclica. Questi incontri ci danno anche l'occasione di riflettere su temi universali. Nell'attuale contesto la pandemia ha esposto ulteriormente le vulnerabilità preesistenti, no? E in particolare le situazioni di precarietà economica, di conflitti risolti e risorgenti, di violenze nascoste nelle case o
che si sono moltiplicate pur nella distrazione generale per, appunto, per la pandemia. Ma anche problemi di impossibilità per le donne di continuare gli studi, di dar da mangiare i propri familiari per la chiusura di aziende o anche per l'impossibilità di lavori precari che finora molte donne ancora conducono. E anche molte donne laiche e consacrate sono impegnate a far fronte a tutto ciò nei centri sanitari, ma anche nei luoghi di accoglienza per donne e minori sfruttati, vittime di tratta. E questa tempesta ha colpito in particolare chi vive ai margini della società e delle sue immagini di benessere, e specialmente molte donne. E adesso ci proponete questo tema, le donne leggono Papa Francesco. E questo porta mi fa condurre alcune riflessioni insieme a voi. Sicuramente potrete arricchirle moltissimo, e già abbiamo sentito il Santo Padre che già ci ha dato tanti spunti. E quindi il verbo leggere, leggono, è un verbo di azione e esprime senza dubbio il desiderio di conoscenza da parte delle donne, a volte forse una semplice curiosità, o almeno un interesse per la parola del Pontefice. In effetti tante donne sono convinte che possono trarne un arricchimento per la propria vita o risorse per la propria riflessione, per il dialogo. È un dialogo in cui molte donne sono chiamate sempre di più a essere protagoniste e che potrà portare veramente dei frutti insostituibili nella società. E se le donne vedono, leggono Papa Francesco, è anche perché vedono in lui un pastore in grado di raggiungerle e accompagnarle lungo la strada. È ben noto infatti che il messaggio del Pontefice raggiunge e colpisce molte donne, e esse si ritrovano tante volte nelle parole del Papa, no? E molte volte hanno il sentimento che lui riesca a raggiungerle nella propria specificità e che le capisce e che dimostra una stima verso di loro, verso il loro apporto, e una particolare sollecitudine. In senso reciproco, questo può anche significare che il Papa ha il desiderio di raggiungerle e che spera di poter fare assegnamento su di loro. In più occasioni, infatti, lui ha espresso i propri auguri perché le donne siano pienamente coinvolte di fronte alle sfide del mondo, e conta sulle donne come promotrici di unità e di armonia, di armonia e di pace. E armonia che è, come abbiamo sentito dal suo messaggio, altissima unità, che significa altissima unità, quella unità alla quale è chiamato tutto il genere umano come un'unica famiglia, e che per i cristiani richiama quello che molte volte viene definito il testamento di Gesù, che tutti siano una cosa sola, come io e te, Padre, no? Un'unità che, come nella Trinità, non cancella le differenze, ma ne è arricchita e stimolata. E questa generalmente è una caratteristica delle donne anche, ovviamente con i dovuti
con le dovute differenze, ma saper creare legami, suggerire amore e perdono tra i figli e i fratelli. Ecco, e le donne ancora leggono Papa Francesco. Questa formazione, affermazione si traduce in fondo in una grande comprensione che non si limita alla lettura degli insegnamenti del Pontefice, ma degli insegnamenti scritti, ma si estende anche ai suoi gesti. Sappiamo quanto i gesti di Papa Francesco parlino e siano ricchi di significato, sono una testimonianza profonda di accoglienza, di attenzione, di cura, e una donna non può rimanere insensibile di fronte all'atteggiamento del Papa quando si inchina su un povero o quando si ferma accanto a un ammalato, magari una persona anche fisicamente deforme, e lo abbraccia. Ecco. E questi gesti sono molto significativi e ci ricordano che la Chiesa è anche madre, che la Chiesa è sposa, che la Chiesa accoglie. E concluderò ricordando anche che molte volte Papa Francesco ha ribadito l'urgenza di offrire alle donne degli spazi nella vita della Chiesa e della società e di accoglierle nel pieno rispetto delle particolari e nuove sensibilità culturali e sociali. E in ogni ambito dove saremo chiamate ad agire spetterà anche a noi donne assumere la nostra parte, svolgendo pienamente il nostro ruolo in una missione contraddistinta da una dimensione universale perché autenticamente femminile. Per stringere, come diceva Charles de Foucault, citato da Papa Francesco nell'enciclica, legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. Grazie. Grazie Francesca De Giovanni per questo saluto, che è molto più di un saluto in realtà. Siamo già nel merito delle tante cose. Mi piace dei tantissimi spunti, mi è piaciuto molto il tema dell'universale perché è autenticamente femminile, no? Cioè un femminile che va molto oltre il genere in realtà, il genere è così ristretto come concezione, mentre l'autenticamente femminile è molto molto più ampio. E adesso ho il piacere di dare la parola a Sally Axworthy, ambasciatore del Regno Unito presso la Santa Sede, che è una delle componenti della consulta, quindi non è una figura, diciamo, esterna e neutra nei confronti della consulta, e che ha anche il grande pregio, oltre ad essere una donna eccezionale, come tutte quelle che oggi pomeriggio parleranno e come tutte le componenti della consulta, Sally ha anche creato un legame tra la consulta femminile e la rete delle ambasciatori donna presso la Santa Sede. Sally, a te la parola. Grazie Consuelo. Visto che sono inglese, ho preparato le mie parole. Allora, scusatemi se leggo. Eminenza, dottoressa Di Giovanni, cara Consuelo, care amiche, sono lietissima di unirmi a voi per questo evento e vi porto i saluti e gli auguri degli ambasciatori donne presso la Santa Sede. È una grandissima gioia vedere la consulta femminile tenere il suo primo evento pubblico e su un tema così importante. Le grandi opere di Papa Francesco hanno rappresentato una guida durante il mio periodo come ambasciatore, in particolare Laudato Si e il documento sulla fratellanza umana, che sono stati entrambi fonte di ispirazione per gran parte del lavoro della mia ambasciata. So che anche l'Evangelii Gaudium costituisce la base di questo pontificato
e non vedo l'ora di saperne di più. Questo evento sembra cadere particolarmente al momento giusto, in quanto io, come immagino molti di voi, ho passato gli ultimi giorni a studiare i fratelli tutti, chiedendomi in che modo potremo applicare le idee contenute nell'enciclica. E che dire della parte dell'evento Donne leggono? Come nuovo ambasciatore presso la Santa Sede 4 anni fa, mi colpì molto la scarsa presenza di donne nelle tavole rotonde. Questo sta lentamente cambiando. Sono lietissima che l'accademica britannica Anna Rowlands sia stata tra coloro che hanno presentato Fratelli Tutti alla stampa. Sono anche lietissima che la dottoressa Di Giovanni sia diventata la prima donna sottosegretario nella Segreteria di Stato e che il Consiglio dell'Economia sia ora composto quasi per metà da donne. Anche nel Regno Unito, molte delle nostre istituzioni stanno percorrendo un lungo viaggio verso un'inclusione più grande, che non abbiamo ancora completato. È un privilegio per me far parte della consulta femminile e quindi, in modo piccolo, far parte del cammino della Santa Sede. Così ancora una volta saluti cordiali a nome degli ambasciatori e resto in viva attesa di uno stimolante dibattito. Grazie. Grazie a te Sally, posso anticipare che ci saranno nel futuro e speriamo in un futuro non lontano ma già prima della fine dell'anno solare altre iniziative della consulta femminile in collaborazione con la rete degli ambasciatori donna. Bene, abbiamo adesso concluso questa prima parte del convegno, c'è uno stacco musicale e poi il testimone di moderatrice verrà preso da Shahrazad Usman.